Purtroppo, però, gli abitanti, nonostante fossero abituati alla gentilezza, non sapevano proprio attendere il loro turno per giocare e condividere i giocattoli che il genio gli aveva concesso. Più i giorni passavano, più le liti si facevano intense. Ognuno voleva i giocattoli tutti per sé. Gli orsi si erano rubati il trattore e trascorrevano il tempo chiusi nella grotta del palazzo a litigare su chi dovesse giocarci per primo. Adesso tocca a me. Le volpi se ne stavano rinchiuse nella loro tana, litigando a non finire, perché la bambola Elsa non si spegneva più ed erano stanchi di sentirla cantare. Basta! Spegnetela! Non ne posso più di sentire quella canzone! E i leprottini, fermi nel loro covone, erano rimasti senza giocattoli e non saltavano più dalla tristezza. Uff, che noia stai qui da soli! Ma Drisio d'Arabia non era più la stessa da quando ognuno aveva iniziato a pensare solo a se stesso. Tutti si sentivano molto tristi e soli. Per fortuna, però, l'astuto capo sultano delle volpi si ricordò che nella fiaba di Aladino tre sono i desideri che si possono chiedere al genio della lampada. Così radunò tutti e disse: amici miei, ancora un desiderio. Ecco, hai ragione capo, sultano delle lampade. Esclamarono tutti. Gli abitanti si guardarono negli occhietti. E solo allora compresero che il desiderio più importante, quello che avrebbe reso davvero felici tutti quanti a Madrisio d'Arabia, era uno e uno solo, stare assieme. Così, a gran voce, espressero il loro desiderio meraviglioso. Zeno, ya, maestra, mi si vuole rimanere nel nostro palazzo d'infanzia di Madrisio d'Arabia. Così il genio fece di nuovo la magia. Da allora gli abitanti ripresero a ritrovarsi tutti i giorni a palazzo, dal lunedì al venerdì. Amici miei, che la festa abbia inizio nel palazzo di infanzia di Drisio d'Arabia. Trascorrevano le loro giornate beatamente. Con la sabbia del deserto costruivano dei castelli favolosi, dipingevano dei disegni dai colori vivaci e brillanti. Ascoltavano e danzavano a piedi nudi musiche arabe, facevano merenda con tè e datteri,
si recavano al vicino bazar alla ricerca di stoffe dai mille colori con cui fantasticare e inventare sempre nuovi giochi. Inconsapevoli che in realtà il genio della lampada non era così potente come avevano creduto e che la vera magia l'avevano fatta proprio loro, gli abitanti del palazzo d'infanzia di Madrisio d'Arabia, con i sorrisi ritrovati sui loro piccoli volti, giorno dopo giorno.